Ciao amici di Telecombà, siamo qui in questo splendido comune del Valdigne, alla Salle, per un progetto ambizioso, un progetto che è nato un paio di mesi fa con appassionati, con ragazzi giovani, con ragazzi capaci e con un vecchietto che gli ha dato il bellissimo compito di parlare con gli sportivi valdostani e non, gli sportivi nazionali, e per un programma che si chiamerà L'Alba dello Sport. E come primo inizio avremo la sportiva forse la più importante della nostra regione e a livello mondiale, Federica Brignone. Ciao Fede. Ciao. Tanto ti ringrazio perché sei sempre disponibile nei miei confronti e nei confronti di tutti. Perciò sei una persona semplice con un grande cuore. Partiamo già bene così, no? Partiamo benissimo. Poi anche dall'ambiente partiamo benissimo. Sì, siamo nella perla del Valdigne, no? Più di così abbiamo il Monte Bianco dietro, abbiamo lo spettacolo di questa natura che sta arrivando all'inverno, ma non è ancora l'inverno. Comunque, prima atleta italiana a aggiudicarsi la Coppa del Mondo generale e per corollario le due di specialità, la sua di gigante e quella della combinata, una medaglia di bronzo alle Olimpiadi e una d'argento ai mondiali. Assieme a Deborah Compagnoni sei la sciatrice più vincente in Coppa del Mondo, con 16 primi posti, 15 secondi posti, 13 terzi posti. Cioè un palmarès che non ha eguali in nessun'altra atleta. E mi sento tanto Gigi Marzullo a porti questa domanda. Ma chi è Federica Brignone? Io sono un atleta, come conoscete tutti, ma sono qualcuno che fa l'atleta perché è appassionata di sci, è appassionata di sport. E nella mia famiglia ho sempre fatto tanto sport, ho sempre condiviso tanto dei momenti di all'aria aperta, di movimento, e adoro la neve, mi piace la montagna, mi piace star qua in valle, alla Salle è casa mia. E però io non sono due persone diverse, non sono qualcuno in pista e non sono qualcuno fuori pista, sono la stessa persona, sono quella che è in giro e cerca di stare in giro e divertirsi in giro e di vivere comunque una vita normale, per quanto possa essere normale la mia vita, e che però non ho sacrificato tutto per essere quella che sono o diventare quella che sono. Io ho cercato di arrivarci in maniera naturale, divertendomi, perché se non c'è quella parte lì, ovviamente impegnandomi, ovviamente dedicandomi e facendo sì tanti sacrifici, però non ho stravolto quello che facevo prima, non ho stravolto il mio essere per diventare una campionessa di sci, e questo è, penso, una delle mie riuscite più grandi, e penso che sia, e spero che sia di buon auspicio per tutti quelli che vogliono diventare degli atleti e dei campioni, e però non hanno voglia magari di, più che non hanno voglia, e non hanno la personalità di essere troppo e di stravolgere quello che sono, no? Ognuno può essere chi è e comunque riuscire nello sport, per me. Cioè io ce l'ho fatta così, essendo diversa da tanti altri atleti che hanno fatto quello che ho fatto io, ecco. Quindi questo è una cosa bella da portare in giro. Ma prima di tutto sono un'appassionata di sport e di sci. E di tutti, tanti altri sport. Esatto. Tanti altri sport. Cos'è cambiato nel tuo sport, dal tuo esordio nel circuito FIS nel lontano dicembre 2005 ad Alleghe? Addio, è cambiato tantissimo. Io non mi sarei mai aspettata una carriera del genere. Ho sognato tanto, ma mai avrei potuto dire di vincere una Coppa del Mondo generale o di vincere così tanto. È ovvio che quando sei ragazzina hai dei sogni grandi, hai degli obiettivi, continui a migliorare, ma finché non entri in Coppa del Mondo e fai l'ultimo passo, cioè riuscire a vincere o fare dei podi in Coppa del Mondo, almeno la mia idea era, io continuavo ad avere la vita scolastica, mi ero iscritta all'università, avevo fatto tutto quello che c'era da fare anche da adolescente, l'ho più o meno fatto,
e mi tenevo le due opzioni, perché alla fine puoi arrivare in Coppa del Mondo e non riuscire mai a fare l'ultimo passo, l'ultimo gradino importante. Riuscire sì, arrivare in Coppa del Mondo, partecipare, ma non... ma poi non eccellere. No, non e lì, eccellere. Lì puoi fare della tua passione il tuo lavoro, come ho fatto io, come hai fatto tu, oppure puoi comunque rimanere nella tua passione, ma comunque devi dedicarti quasi subito a qualcos'altro, almeno dipende anche dalla famiglia in cui vieni. Chiaro, però io chiaro. Avrei fatto subito qualcos'altro, eccetera. E lì ad Alleghe mi ricordo, se posso ricordarmi qualcosa di quella gara, partivo 110 in partenza così. Catastrofe, arrivo giù in fondo, cercavo il mio tempo al tabellone, ho detto mamma mia, avrò preso 10 secondi. Guardavo più avanzavi nei numeri, più facevano secondi in più. E guardo, ma non è possibile, ma questo è il mio numero. Ed ero nelle 30 la prima manche, solo che mi ero rotta una mano. E quindi mi sono presentata in partenza col mio numero, la tutina del comitato Asiva che sfoggiavo con orgoglio e tutti mi guardavano. A cui sei sempre comunque legato. Esatto, e lì erano tutti di squadre molto nazionali, era una pre-Coppa Europa, quindi c'erano tante nazioni e tutti mi guardavano, ero veramente una bambina, per di più così, perché i primi anni non ero ancora l'atleta che sono oggi. In partenza con il numero 110 mi guardava male, bastone scocciato, un disastro, cioè, questa qua l'hanno sbagliato il tempo, poverina. E invece le hai smentite tutti? No, poi sono qua tutta la seconda manche. Comunque le hai smentite tutte. Però sono partita tutte. Per andare a tutta, ho detto o vado a tutta o ho pazienza. Come hai sempre fatto in tutta la tua vita. Non sabato scorso. Lasciamo perdere le pagine più scure, fra virgolette, perché sono quelle che ci aiutano a crescere, o no? Sono le giornate che ti fanno più crescere. Okay. E alla fine se vuoi migliorare, se hai sempre giorni buoni, rimarrai sempre a un buon livello, ma non avrai mai un grosso miglioramento, avendo giornate negative, giornate dove che puoi prendere per sempre imparare qualcosa. E io, nonostante la carriera lunga che ho avuto, ho sempre da imparare, quello assolutamente. C'è sempre da imparare. Cosa ti è successo nella stagione 2012? Ma soprattutto, cosa provavi durante quella stagione che hai dovuto abbandonare per il tuo infortunio? Quella stagione lì ho fatto una grande cavolata, perché l'estate ho iniziato a avere male a una caviglia a giugno, è iniziato a gonfiarsi, ho iniziato a avere problemi e me ne sono fregata, nel senso che sì, mi sono fatta vedere, ma dicendo ma no, ma io faccio tutto, non c'è problema, eccetera. Non volevo smettere di allenarmi, non volevo perdere giornate di allenamento, e però a furia di non perderne poi ho perso una stagione. Sono arrivata a dicembre, non riuscivo più né a infilare lo scarpone né a camminare, per cui ho dovuto operarmi e ho perso di conseguenza tutta la stagione. E poi ho avuto parecchi problemi, perché una cicatrice del genere in uno scarpone e ho avuto grossi problemi post. È quello che purtroppo la gente, non gli appassionati, non riescono a capire tante volte, perché non vengono i risultati, ma post operazione, se non fai tutto quello che concerne la tua rieducazione, chiaramente ti portano uno strascico anche nelle stagioni dopo. Però fai la stagione tutto, dopo fai hai tutto, fatto sfracelli, ma, la stagione dopo. Perciò a volte fai tutto, però a volte non purtroppo riesci. È andata male. Chiaro. Cioè, anche delle mie ex compagne, mi ricordo Chiara Costazza, lei quando ha fatto il tendine d'Achille, c'è gente che recupera in 6 mesi su lisci, non ha più problemi, e lei ha avuto una cicatrice talmente brutta con infezioni che praticamente non è mai più riuscita a tornare, non chiaro. È mai più tornato sul continua colpaccio, a sollecitare nello stesso punto e hai dei problemi. Purtroppo io ho talmente infiammato prima che mi sono compromessa dopo, ho sbagliato dopo. Prima non mi sono mai fermato, i tempi di recupero purtroppo sono la testona. La tua indole Vincere la Coppa del Mondo generale, prima italiana in assoluto, come abbiamo detto, cosa ti ha portato emozionalmente? Ma intanto mi ha fatto raggiungere un sogno che non pensavo fosse possibile, ed è stato il viverla tutto l'inverno, perché al contrario di una medaglia olimpica, che è l'emozione, sì, l'emozione di arrivarci, di fare, però è di un giorno la gara, una Coppa del Mondo generale la vivi dall'inizio stagione a fine stagione, sai di dover esserci tutti i weekend, sai di avere qualcosa da giocarti praticamente tutti i giorni, per cui e devi essere sempre sul pezzo. E io penso di aver vissuto una stagione bellissima, una stagione veramente emozionante. Il problema è stata la fine, cioè come è finita. Non ho finito in pista, cioè ero in pista ma non abbiamo fatto la gara,
e per di più non ho mai avuto il momento dove ti consegnano la coppa, dove la condividi con i tuoi amici, con il tuo fan club, con anche la tua squadra, con chi ha lavorato per te, con chi ha vissuto con te tutto, diciamo, l'inverno e ti ha aiutato magari a raggiungere quell'obiettivo. Sono tornata a casa, intanto mi hanno spedito le coppe per posta e due, eravamo tutti chiusi in casa e per cui non ho potuto veramente condividere il momento con nessuno, e quello mi è spiaciuto tanto ed è stato molto brutto. La vita dell'atleta di alto livello porta delle rinunce. Quali, e se ce ne sono, le più importanti? Allora, una delle rinunce che ho dovuto fare io è quella di continuare a studiare, perché è vero che si può fare, ma io a 18 anni facevo già Coppa del Mondo fissa, tutte le discipline, e per quello che volevo studiare io non si può fare, non si può fare, cioè o studi qualcos'altro, però comunque quella è una rinuncia che devi fare. Chiaro. Quello sicuramente. Un'altra rinuncia è qualcosa da adolescente, però sono delle rinunce per me, non mi sono mai pesate. Non erano mai rinunce, cioè se mi chiedi preferisci uscire o preferisci sciare, preferisco sciare, è tutta la vita. È ovvio che se volevo uscire e non avevo da sciare, potevo farlo quando ero qua, chiaro, pochi giorni da fare. Però forse oggi, più vai avanti col tempo, cioè una delle rinunce secondo me più potenti, più pesanti, è quello di avere, tra virgolette, una vita normale, una vita dove vivi a casa, ma puoi anche partire, puoi organizzarti le tue cose. Noi abbiamo una vita praticamente programmata e sei tanti giorni fuori, ma sei tanti giorni fuori per il tuo lavoro, cioè viaggi tanto, ma in realtà non vedi niente quando sei in giro, o molto poco. E quindi rinunciare a prenderti dei giorni quando vuoi tu, a partecipare a delle cose con amici, con conoscenti, con la famiglia, purtroppo dei giorni non ci sei e non puoi, non puoi decidere tu, cioè non, ci sono delle cose che purtroppo non si possono fare. È un lavoro 24 ore verso 24 alla fine. Beh, appunto per questo io ti chiedo, ma il segreto del tuo successo in cuor tuo, in quello, non quello che pensano gli altri di come sei, di come veramente tu, cos'hai dentro per avere questo successo, per avere ottenuto tutti questi risultati? Cos'è che ti porta a questo? Io penso che la mia determinazione sia stata fondamentale, cioè io non sono qualcuno che riusciva subito. Ho in famiglia un esempio, mio fratello, lui gli veniva sempre tutto al primo colpo, era sempre fortissimo da subito in qualsiasi cosa provasse. Io ho sempre fatto fatica e quindi mi sono costruita veramente un lavoro, sono diventata una grande lavoratrice, ho spesso fatto giri in più, prove in più, mi sono messa lì a dire finché non ci riesco lo faccio, finché non ci riesco sono qui e ci lavoro, e quindi sono una gran lavoratrice. Un'altra cosa mi piace, perché ovviamente se non fossi così amante di questo sport e stare in pista non mi pesasse, eccetera, ovviamente questo non sarebbe stato possibile. Quindi intanto ho un amore incredibile per questo sport, cioè sono una delle poche magari atlete che si guarda tutte le gare, se le riguarda, guarda anche gli altri sport invernali quando sono il pomeriggio. Questo è sicuramente una mia qualità, e questo mi ha portato a essere così ligia sul lavoro e determinata a migliorarmi sempre. Sono una perfezionista, molto perfezionista, e quindi questo mi ha portato a essere dove sono. Bravissima. Il mondo agonistico, anche come la vita, è pieno di squali. Ti senti più squalo o preda? Io sono più una preda. Sono più una preda, però sono qualcuno che non cerca mai di... A me non interessa vincere io, però cercando di abbassare gli altri. Cioè se io sono più forte, o io cerco di essere più forte, ma perché ce l'ho fatta, non perché mi sono fatta tavola. Hai bisogno di un confronto. Sì, ho bisogno di un confronto, ma non cerco di fare tavola rasa sugli altri. Cioè se ci provo è perché ti batto, perché sono stata più brava di te. Non perché abbasso
abbasso il livello intorno a me per essere quella che brilla, ecco, quello non mi interessa proprio. Torniamo seri. Ed è questa la domanda più importante che volevo farti ed è legata a quello che hai appena detto. Cosa avevi nel tuo cuore l'anno passato? Io l'anno scorso non stavo bene, con le regole, non stavo bene con il fatto, io essendo amando questo sport, ma mi piace anche stare in giro, cioè passare da una trasferta all'altra, però avere sempre un modo di svago, perché a me, come dicevo prima, ho fatto l'atleta, sono molto quadrata, cioè se devo lavorare lavoro, però ci deve essere un momento in cui mi diverto, cioè se è solo quello, cioè se vivo solo perché mi alleno, mangio, mi alleno, e deve esserci un momento in cui c'è qualcosa che mi piace, mi diverto, lo condivido con qualcuno. E l'anno scorso non potevi condividere, non potevi uscire dall'hotel, non potevi festeggiare. Ma non solo festeggiare, ma non potevi condividere dei momenti. Non potevi sentire con la neanche gente. Mi ha impressionato quando tu hai detto ai mondiali di Cortina, non hai sentito il tuo nome, non hai sentito la musica, tempo, non hai niente. Sentito tempo, non hai sentito niente. Questo è veramente per un atleta è la cosa peggiore che puoi. Esatto. E tu sei stata l'unica a esternare questo. Sì, e sono stata anche accusata per questo, perché tu stai puntando il dito. Io sto puntando il dito su una cosa. Niente. Non sto puntando il dito, sto raccontando le mie emozioni e vorrei vedere. Io vivo di queste emozioni, perché lo faccio? Perché mi piace l'adrenalina, perché mi piace lo stress, perché ogni volta prima di una gara mi dico: ma ce la farò. E non ho mai la sicurezza di farcela. E però vivo la sfida, come dire. Caspita, è una sfida importante, però sono qui e ho l'onore di poterci provare, ho l'orgoglio e l'adrenalina di poter è l'onore di poterla fare, condividere. Esatto, condividere e poi andarmi in giro e non potevi vederti con altri atleti, cioè veramente non potevi neanche mangiare con altra gente, perché avevi l'incubo di poter saltare altre gare o se ti vedevano puntavano il dito, non abbiamo mai potuto quasi uscire dalla stanza e per me era vivere in prigione. E ho detto, ok, questo non è quello che voglio fare, non è la mia vita, non è lo sport che conosco, questo non ha niente a che vedere con lo sci persona. Per me. Non è la mia persona. E non è la mia vita, io così non lo voglio più fare. E se all'inizio stagione comunque qualche risultato è venuto, l'andazzo di questa cosa, di questa situazione, mi ha buttato giù pesantemente e mi ha smontato le energie, mi ha bruciato tutto. In più c'erano delle regole veramente assurde e che ti prendevano per il fondello, cioè diciamocelo. Non potete fare quello, però poi potete fare altro. Quello è consentito. Cioè, e allora mi prendi in giro, cioè io non posso fare una cosa. Il cane che si morde la coda. E per cui io ho dato fuori di pazzo, mi sono bruciata tutte le energie che avevo a livello psicologico e non riuscivo poi a metterle in pista e sinceramente sono arrivata a fine stagione e ho detto se devo fare un'altra stagione così, ok, io l'ho sempre fatto per passione, mi piace, l'adrenalina mi piace, ma così non ne vale la pena. Piuttosto faccio altro. Esatto. Traspariva dai messaggi che assolutamente l'ho detto, non mi sono fatta problemi a dire quello ma che pensavo. È appunto questo che è stato da pochi evidenziato veramente quello che tu avevi nel cuore, quello che tu cercavi di esprimere, perché è stato un periodo di alienazione per tutti, no? Se i ragazzi guardiamo che cosa è successo, la DAD a scuola, piuttosto che già soltanto non poter partecipare a una partitella di calcio, piuttosto che a una sessione di fare sport per i bambini più piccoli, cioè sono delle cose assurdo. Vergognose e speriamo che non continuo. Si ripeti. Esatto, o pensa nell'età dell'adolescenza che alla fine vuoi passare non tanto tempo con i genitori ma i tuoi amici, vuoi star fuori, vuoi fare le cose insieme ai tuoi amici, inizi a Chiaro. Sentirti grande, vuoi essere indipendente ed eri rinchiuso in casa. Io mi immagino loro che avevano magari nel loro modo di svago anche la scuola, anche uno sport e non potevi più fare niente, squadra eccetera, condivisione. È stato terribile. Per lo sport è stato veramente terribile. Ma anche per la vita di tutti i giorni. E per la vita di tutti i giorni. Per la crescita dei nostri giovani. Giovani e delle persone. Anche dei nostri nonni, perché io i miei nonni non ho potuto praticamente vederli perché non abitano qua vicino. E loro sono cambiati tanto, hanno proprio preso una brutta botta, secondo me. Hai una ricetta particolare per stemperare l'ansia da prestazione?
Aiuto. Visto che sei anche una cuoca, non parlo di quelle ricette. Infatti quando ho iniziato con ricette dicevo, cosa mi stai chiedendo? Ricette. Ma in realtà è un lavoro che faccio da anni, un lavoro che faccio giornalmente, cerco di concentrarmi solo sul da farsi e ovviamente prima della gara magari soprattutto quando c'è tanto rumore, quando c'è tanto pubblico, l'anno scorso non è stato così, però in generale per isolarmi un pochettino, per cercare di non pensare a tutto quello che c'è fuori, mi metto magari della musica in orecchie, penso al respiro, ho delle tecniche di respiro, ho delle visualizzazioni da fare e i giorni prima cerco di tenermi occupata, cerco di fare cose divertenti, cerco di stare in compagnia, cerco di fare le cose giuste e se so di aver fatto tutte le cose giuste, questa è una cosa che mi porta tranquilla al cancelletto. Mi ha incuriosito nei mesi passati il parallelismo di uno striscione dedicato ad una tua collega, Federica Pellegrini, versus Francesco Totti. Non so se hai avuto modo di vederlo. Speravo da affogà prima. Facendo il verso, speravo di morire prima di Francesco, no? Ad indirizzo del mondo del calcio. Okay. E sappiamo che il mondo del calcio è diverso dal nostro. Ma qual è la tua idea sulla situazione dello sport di base in Italia? Io avrei delle idee bellissime, anzi, post carriera magari mi piacerebbe anche dedicarmi ai ragazzini, permettere ai ragazzini di fare sport, ma di fare tanti sport. Multidisciplinare. Esatto. E io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha fatto provare migliaia di sport, ho fatto tutto. E so fare tutt'oggi, quindi se mi invitano per fare una partita di beach volley me la cavo, tennis, so anche fare fondo per dire, molto basso, però me la cavo. però lo faccio. Esatto. E la bellezza di poter condividere tante attività anche se non le fai agonisticamente, secondo me è bellissimo. E per i bambini, anche soprattutto per questo quelli che vogliono diventare campioni, se non la fai a livello agonistico. Cioè, anche se non fai, è bello, infatti, condividere, no? E se i bambini, quando sono i ragazzini, quando sono bambini, fanno tutto, imparano, hanno un bagaglio, diciamo, motorio ampio, innanzitutto è molto più facile che diventino dei campioni e bravi nel loro sport preferito, intanto. E poi per un futuro hanno più possibilità di divertirsi, hanno più possibilità di condividere dei momenti, hanno più possibilità di divertirsi con gli amici, con la famiglia e hanno molte più possibilità. E poi uno, lo sport è sano. E due, per me il problema in questo momento nei ragazzini che vedo e che sento da amici che magari che fanno gli allenatori piuttosto che i maestri, piuttosto che lavorano nel mondo dello sport, il problema di oggi è la monodisciplina, cioè un bambino che scia fa quello. Fa okay? Solo quello. Scia 5 giorni a settimana, magari è bravissimo, però gli manca un bagaglio motorio. Un bambino che gioca a calcio sa giocare a calcio fortissimo, però magari non è coordinato. Una sorta di specializzazione precoce. Esatto. Poi io magari ho delle idee mie e come ho vissuto io lo sport, però tutt'oggi se mi metto a imparare un nuovo sport, come è successo quest'estate a 30 anni, in una settimana lo imparo. E perché è un bagaglio motorio. È un bagaglio motorio molto ampio. Costruito da tempo. Esatto. Per la tua passione di tutti gli altri sport. E posso godermi tutto quello che offre la nostra montagna, il mare, eccetera, e posso fare mille attività anche non a livello agonistico. Ecco. E allora perché, ti faccio un'altra domanda, ma perché non esiste un ministero dello sport con ampi poteri? Non è importante? Non lo so, però io vedo altre nazioni che lavorano molto meglio di noi. È brutto da dire, ma l'Italia per l'alto livello funziona, però altre nazioni, io ho avuto un ragazzo francese per tanti anni, come lavorano loro a livello giovanile, soprattutto sul bagaglio motorio io parlo, come avvicinamento allo sport, loro hanno veramente delle marce in più. E anche solo negli Stati Uniti eccetera, proprio è completamente diverso. Vabbè, ci sono tanto i college per certi altri sport, però comunque esatto. Anche a livello di base hanno più opportunità, ma soprattutto sono più curati a livello ministeriale, proprio di gestione politica.
Esatto, diciamo. Io non mi intendo di politica e non voglio occuparmi di politica, faccio sport e faccio la sportiva per il momento, però sicuramente da noi si separa troppo scuola e sport, mentre si potrebbe fare anche una scuola dello sport, cioè fare due cose che vanno insieme, anche perché il movimento ce ne accorgiamo sempre di più, al di là di fare gli atleti campioni, ma il movimento per la nostra salute è fondamentale. Chiaro. E c'è sempre più gente che non sa muoversi nella maniera corretta, e per me tra l'altro lo sport è scuola di vita, per cui dovrebbe essere promosso in maniera migliore. Sport, sanità, salute. E anche alimentazione, tutto quello che comporta essere uno sportivo, no? Ti accingi ad affrontare un'altra stagione importantissima guardando le Olimpiadi prossime. Quali sono gli obiettivi tuoi? Allora, il mio primo obiettivo, se ti ricordi la prima domanda, la prima affermazione, è quello... Cioè, io ho 16 vittorie come Deborah e il mio primo obiettivo è quello di vincere una gara. Quello sarebbe un bel obiettivo, anche perché per fare le Olimpiadi nella nostra nazione i posti sono quelli, sono pochi, sì. E però siamo tante donne, soprattutto ad alto livello. Per cui se non vinci alle Olimpiadi non ci vai in tutte le discipline. E uno dei miei obiettivi è quello di partecipare in più discipline, di potermela giocare in più discipline. E ovviamente un occhio di riguardo all'evento di febbraio a Pechino c'è, e anche perché non so se sarà la mia ultima, quindi... E adesso? Sì, probabilmente sì, quindi ovviamente il primo obiettivo è di vincere e poi il sogno è quello di portare un'altra medaglia a casa. Milano Cortina è troppo lontano? È troppo lontano per pensarci, e io ho già 12 anni, questa era la mia 13ª stagione in Coppa del Mondo. Fissa nel 2007. Poi fissa è iniziato nel 2009, sì, però 2009. È la mia 13ª stagione, ok, ne ho saltata una, quindi facciamo 12ª stagione ad alto livello, nelle prime 10 del mondo, più discipline, e mi rendo conto che, non lo so, io penso che lo sport sia una bellissima parte della mia vita e continuerà ad esserlo. Non so ancora per quanto a livello agonistico, devo essere veramente motivata, non sono qualcuno che lo farà tanto per farlo e tanto per andare in giro. Lo faccio se penso di essere competitiva e se ho degli obiettivi importanti come quelli di quest'anno da raggiungere. Che io li raggiunga o meno, però ho la motivazione per allenarmi per degli obiettivi importanti. Nel momento in cui non ce l'avrò più, non avrò più neanche voglia, che poi la cosa più pesante, tra virgolette, è quello di stare in giro 300 giorni l'anno, è quello di non poter mai organizzare niente di niente, perché alla fine i nostri programmi continuano a cambiare, e queste cose qua sono le cose che a lungo andare pesano di più. Non è allenarmi, io mi diverto, non è sciare, io mi diverto da morire, e quello sì. Il mito del Courbettiano, l'importante è partecipare, non fa parte del tuo DNA. No. Cosa sente Federica di poter promuovere ancora i suoi tifosi? Promettere, scusa. Ma io quello che prometto ai miei tifosi è di fare il massimo. Di fare il massimo per tornare sul podio, per vincere e per portare a casa una medaglia alle Olimpiadi. Io mi prometto di impegnarmi e di fare il massimo. Non posso promettere di portare a casa tutto questo, perché non, purtroppo o per fortuna nello sport non c'è niente di già aggiudicato. E soprattutto nel nostro, talmente può succedere di tutto, talmente ci sono mille variabili, che è anche il bello, no? Di potersela giocare. Però io quello che prometto a tutti quelli che mi seguono e quelli che mi tifano, ma anche a chi lavora per me, perché loro ci mettono il 100%, è quello di metterci il 100% per raggiungere ancora dei grandi risultati. Grazie Fede. Ma a proposito, come sta Matrix? Matrix purtroppo non c'è più. Non c'è più? No. Quando non è mancato? C'è più. Tre o quattro anni fa. So purtroppo che ti eri tanto legata. Sì, il mio gatto. Ti manca? Un po' sì, però devo dire che mi sa che fossi io a mancare più a lui, perché ero sempre via, poverino. E devo lasciarlo dai miei. Grazie Fede. Grazie.